Abbiamo tanta fame. Stiamo cercando le macchinette. I due scienziati ingegneri stanno calcolando le probabilità di caduta del tramezzino. 4, 7. Vai. E ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Il bottino. Una modica cifra di 2 euro e 50 abbiamo preso sia il tramezzino che il proprio. Poi quando è gratis è ancora più buono. Siamo arrivati sull'aereo. Allora, come va dopo 13 ore in aereo? Stiamo tutti odiando Emanuele perché ha dormito per tutto il volo. Sei pronto già a dormire? No, Emanuele, se dormi ti piglia schiaffi. Ragazzi, che dire, è meraviglioso qui, stupendo. Ci abbiamo messo 24 ore ad arrivare, siamo sfatti, ma ne è valsa veramente la pena. Ogni tanto si sente, adesso hanno smesso, ma si sentono le scimmie, che adesso è il periodo in cui fanno i figli. Eccole. Non riesco a vederle, ma sicuramente dopo verranno. Beh, sei contento di questa stanzetta? Sì. Hakuna Matata, sembra quasi così. Svegliati alle 6 per andare a vedere l'alba, assonnato. Ma che si trascina. Ma buongiorno. Ma ci siamo, questo è il posto dove si vede meglio. Workout fatto! Com'è? Stancante, ma bello di mattina, poi con questa vista. Pronti per la giornata? Noi se andiamo a mangiare. Questa è la piscina che si affaccia sull'oceano, che stamattina era completamente abbissato per l'alta marea e adesso è ricomparsa la spiaggia. Ah,
sono le scimmiette. Adri! 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 Ma lì sta facendo... La marea si è abbassata e adesso io vado a farmi un giro in spiaggia. È bianchissima, è stupenda, bellissima. C'è molto vento e il sole non sembra, ma picchia parecchio. Ogni tanto c'è qualche nuvola che va e viene. Bellissimo, è un paesaggio. La mattina ci sono un sacco di granchietti che camminano verso il mare e ogni tanto anche qualche tartaruga. Comunque è molto bello, veramente molto bello. Allora, ho preso dei gadget da un vicino di qui che mi ha venuto, dopo vi faccio vedere meglio. Perché metti il piede e praticamente puoi sprofondare, perché le sabbie a volte sono mobili, quindi bisogna andare con le persone del posto. Comunque io e la mia giraffa vi consigliamo vivamente di venire in questo posto meraviglioso almeno una volta nella vita. Sono tornato nel resort e adesso vi faccio vedere il mio bottino. Ho preso una maschera fatta tutta in legno a mano, intagliata, e anche una piccola giraffina, guardate che carina. Amico! Amico! Alle 5 stiamo partendo per il safari, mezzo addormentati. Siete pronti? I leoni.
Questo è Savo East. Ovest. Sì, sarà quasi. Sarà Lilliat. Non lo so, è incredibile. Stiamo mangiando e là c'è, per non parlare dei babuini impazziti che cercano di rubare il cibo. Io non riesco a mangiare, sono troppo attratto. Dove stanno? Lo criticano. Non so se babuini. Thank you.
hanno già preparato il falò e dopo cena faremo il falò tutti quanti insieme. Siamo in un ristorante, praticamente nel nostro accampamento, e qui si cena come proprio di candela stretta, perché siamo nel zona e oltre a quel recinto spinato ci sono gli animali selvatici, quindi la luce è consigliata a tenerla molto bassa. Pizzetta sulla brace notturno. Purtroppo non si vede, ma è una leonessa che beve dal fiume. Che belli! Però il banana c'è un pezzo. È tipo una cozza, ma
gigante. Ovviamente viene rilasciata di nuovo in mare dove l'abbiamo trovata. Guardate. È incredibile quanto si riesca a raccogliere in pochi metri di passeggiata. Guardate qua che schifo. È incredibile. Tutta plastica. Emanuele si è fatto forte del gelato dalla scimmia. Faccio per te che ti fa rubare i gelati dalle scimmie pazze. La scimmia è buona. What's your name? My name is Mahmoud. Mahmoud, okay, nice to meet you, Mahmoud. Nice to meet you too. So when you start painting? I officially started doing this kind of work when I was 15 years. 15, yeah. Okay. And you told me that this is a family business, right? Yeah, it's a family business. With your father? Yeah, my father is my inspiration. Your inspiration? Yeah. Because the first time I started doing the painting work, the brush work, I used to do on a carton box. Okay. Yeah, I used to do on a carton box. And then he told me, no, you have to do it on canvas. And now you are here. Yeah. How is being an artist here in Kenya? It's I would say it's a bit fair because it's a bit fair, but the market is, there's no good market. You can be a good artist, a good painter, but you don't have a good channel of marketing your stuff. Okay. Take your paintings, you see, not unless you have an art gallery like this one is where you can survive. Okay, if you don't have the your own gallery. Yeah, but you cannot make it out so easily. You see this box? I could put white on it and then do my figures right here.
I was very young. And he told me, no, don't do it on this. Take the frame, put canvas on it, do your painting on it.